Deacon, ehi, che ti serve? Cerchi Boozer? In realtà... Ok. Volevo sapere se serve qualcosa a te, sì, per l'infermeria. A dire il vero, siamo a corto di tutto. Cioè, alla fine ci servono sempre medicine, garze sterili, strumenti. Ah, tieni. Un coltello di lista. Sì, lo usavano i medici ai tempi della guerra civile per operare sul campo. Per operare? Sai, mancanza di anestesia o laudano. Ti ho assegnato dove potresti trovarne uno. È la brochure per il centro visitatori di Sherman's Camp. Quel posto pullula di furiosi. Vedrò che posso fare. Sì, Deacon. Grazie. Un coltello di Liston. Ok, Sherman's Camp. Quel posto sarà un vespaio. Predoni, no, non è da voi sparare a qualcuno che non risponde al fuoco. Brian, sei tu? Sì, sì, sono Brian. È ancora una delle nostre radio. Bene, ok, Sam. Voglio aiutarti a scoprire cosa è successo a quella... Oh! Messa sul tuo elicottero quella notte. Sì, sì, lo so, ho capito. Ma prima devi fare qualcosa per me. Aspetta, cosa? Hai bisogno del mio aiuto? Ascolta, sulla radio c'è uno schermo digitale. Ti invio un messaggio cifrato con una serie di coordinate. Ci vediamo lì. O'Brien, dimmi almeno di che si tratta. Ne parliamo di persona. Posso aggiustare? Il perimetro sarà presidiato dai soldati della Nero, quindi vedi di non farti scoprire. Andiamo. Passo e chiudo. Eccolo. Dov'è? Dito del cazzo, deve essere qui vicino. Thank you.
Una taglia. Centro visitatori. Devo capire come entrare. Non si apre. Deve essere qui da qualche parte. Sì. L'uscita antincendio. Qua giù. Non resta molto. Ormai hanno saccheggiato tutto. Coltello di Liston. Perfetto. Devo portarlo ad Eddie. Biker boy, fallo entrare. Ogni tanto mi vengono dei dubbi sul curioso. Per esempio, tu credi che avvertano dolore? Eh? Cazzo.
Ehi. Ah, questo è il coltello che mi avevi chiesto. Grazie, davvero. Nessun problema. Va bene, eccomi. Non saltare fuori dal nulla così. Hai scoperto niente su Sara, la donna che ho messo sul tuo elicottero? Niente. Niente? Ehi, aspetta, mi servirà tempo, ok? Sto rischiando grosso se qualcuno della base mi scoprisse. Vedi quei tizi laggiù con i fucili? Siete della stessa squadra, O'Brien. Solo in apparenza. Senti, ora non ho tempo di spiegarti, ma... mi serve il tuo aiuto. Il mio aiuto? No, prendi questo. È un... registra la lunghezza d'onda e ha un GPS. Devi... non c'è più tempo. Ascolta. Non so neanche il tuo nome. Deacon St. John. Bene. Ascolta, Deacon St. John. Se vuoi che rischi la vita per trovare... come si chiama? Sara? Allora sì, dovrai ricambiare in qualche modo. Ok. Tieni stretta la radio. Ti contatto entro un paio di minuti. Non sai neanche il mio nome, ma presto imparerai a conoscermi, O'Brien. E tieni stretta quella radio. Non la perdo d'occhio un secondo, coglione. Per Dio, quanto dovrò aspettare adesso? Punto. Mi senti? Deacon. Sì, eccomi. Allora, che storia è questa? Cosa vuoi? Ok, ho isolato il canale, ora è sicuro. Che cosa vuoi? Ho inviato delle coordinate sulla tua radio. Devi raggiungere la destinazione e... cosa? Perché? Va bene, ascolta. Ci sono molte squadre della Nero impegnate sul campo. Voglio sapere esattamente cosa fanno. E perché non lo chiedi a loro? Non posso. Ti ho già detto che è una lunga storia e non posso parlarne ora. Ma gli uomini sopra di me, molto sopra di me, stanno organizzando varie missioni, tutte gestite in piena autonomia. Nessuno sa cosa facciano gli altri. Quindi il mondo va a puttane, ma voi continuate come se nulla fosse. Dove li trovo? Ti ho inviato le coordinate. Ok, fanculo, Bray. D'accordo, vedo cosa posso fare. Cerca di rintracciarne il più possibile. Ci sono zone attive di atterraggio, punti per il rilascio di campioni. Sì, ho capito, ma ti consiglio di non provare a fregarmi, O'Brien. Tranquillo, lo so bene. Ci sentiamo? O'Brien, sì, sono qui. Cosa vuoi? Uno dei nostri elicotteri viene verso di te. Devi seguirlo. Seguirlo? Perché? Vai e non perderlo di vista. Accidenti, ok, d'accordo. Che succede, O'Brien? Perché sono qui nell'incubo a inseguire elicotteri per te? L'obiettivo è riservato, neanche io posso accedere ai file. Quindi non ho le coordinate della zona d'atterraggio. Devi seguirli fino a destinazione. Gesù, ma non avete satelliti spia o qualcosa del genere? Non posso usarli direttamente, te l'ho detto. Non sei autorizzato, ho capito. Non farti seminare. Allora, ragazzi, dove pensate di andare? Forza, non posso restare troppo indietro. Ah, rallento. O'Brien, stanno atterrando! Ok, recupero le coordinate dalla tua radio. Ti consiglio di proseguire a piedi. A piedi! E ricorda, non devono vederti. Avvisatemi quando l'atterraggio è sicuro. O'Brien, sono arrivato. Mettetevi e mettete la zona in sicurezza.
sono dirette da scienziati, come me, e protette dalle guardie. Devi avvicinarti ai ricercatori. Il registratore a distanza rileva il canale che usiamo per trasferire i dati. Può captare tutte le informazioni utili. L'area in sicurezza. Quindi devo infiltrarmi in un'area piena di soldati in Kevlar, armati fino ai denti, evitare che mi sparino e spiare i tuoi colleghi nerd con le penne nel taschino. Sì, cercati un modo per vivere a scrocco. Hai ancora i dispositivi di rilevamento? Li avrei venduti volentieri, ma è difficile trovare qualcuno che abbia accesso ai satelliti. Ehi, mettine uno sull'elicottero. Quasi ogni missione include tappe non registrate. Voglio scoprire qual è la loro prossima fermata. O'Brien? So cosa vuoi chiedermi. Sto già esaminando i documenti sulle destinazioni dei superstiti. Passo e chiudo. Devono essere loro. Cosa ci fate da queste parti, ragazzi? Ehi, comincia a calare la sera. Calma, saremo al sicuro prima che faccia buio. Quando abbiamo sorvolato Fairwell, c'erano furiosi a perdita d'occhio. Sì, sono diverse vicine. Operativa 2071. Il controllo delle trappole al sito 14 Alfa ha portato alla cattura di un esemplare maschio con mutazione albina. Il soggetto presenta arrossamento congiuntivale, ridotta pigmentazione della pelle e masse muscolari del 40% più grandi dei normali soggetti infetti. Come li avevi chiamati? Grigi? Beh, esistono. Questo è solo il terzo soggetto che riusciamo a studiare. Perché, come segnalato, la forza e la resistenza fuori dal comune li rendono estremamente pericolosi da avvicinare. Stando ai rapporti, gli esemplari avvistati nella regione superano il migliaio. Qualunque cosa ne sia la causa, si diffonde in fretta. Ma che diavolo, Brian? Te lo spiego subito, i tuoi uomini hanno sventrato un furioso mentre era ancora vivo. Non sono i miei uomini, e a te cosa importa? Non sei uno di quei, come vi definite, randagi? Non uccidili infatti per guadagnare denaro o chissà quale merce di scambio.
È vero, ammazzo i furiosi, ma non li sguardo da vivi mentre strillano come bestie, capito? Hai registrato i dati? Sì, sì, sono qui. Ok, ricarico subito. Ti tengo aggiornato. Passo e chiudo. O'Brien? O'Brien? Affanculo, l'ha fatto di nuovo. O'Brien, rispondi. Merda, ti conviene farti sentire, O'Brien. Thank you.